i podcast di LCN Sport. Buongiorno, 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 diario 1912, la calcio l'eco day by day, nuova settimana, finalmente vede un po' la fine di questa lunga attesa, non tanto per quanto ci riguarda, ma comunque per quanto riguarda i playoff di Serie C, e quindi saremo spettatori interessati giovedì quando si tornerà in campo per le prime gare. Ci saranno vari appuntamenti, 3 per girone, quindi 9 partite, e saranno ben 9, quindi le gare, ci saranno chiaramente 18 squadre impegnate, 9 passeranno, 9 chiuderanno la loro stagione, un po' come ci è successo a noi nel corso degli ultimi 2 anni, mentre vi ricordo che quest'anno l'Ecco inizierà a giocare una settimana dopo, il 18, in trasferta, e poi il 22 giocherà invece la gara di ritorno in casa, dato che alla fase nazionale, quindi è già avanti. È già la terza partita della lunga corsa verso la Serie B. Saranno playoff sicuramente atipici perché c'è stato il rinvio arrivato pochi giorni dopo rispetto alla chiusura del campionato regolare. Vi ricordo che secondo quello che era il programma originario si sarebbe dovuti partire già il 30 di aprile, quindi soli pochi giorni dopo, 8 per quanto ci riguarda, 7 guardando gli altri gironi, rispetto alla fine della stagione regolare, come capita sempre. Quindi per tante squadre i playoff sarebbero stata una conseguenza temporale tra virgolette perfetta rispetto alla stagione appunto regolare. Quindi intendo perfetta perché comunque sarebbe stato come proseguire con il lavoro settimanale, ci sarebbe stato ben poco da cambiare. Invece così tutte hanno dovuto fare qualcosa di diverso, tutte hanno potuto beneficiare di un po' di riposo, questo di sicuro, però è chiaro che varie squadre hanno dovuto riprogrammare il lavoro, tante hanno dovuto anche un po' fare i conti con una pausa lunga, un po' quello che ci riguarda, che comunque tenete sempre conto che così tanto tempo tra la fine della stagione regolare e l'inizio dei playoff, ecco, dovrà vivere 25 giorni totali tra questi due passaggi. Guardate che ok il riposo, però comunque inevitabilmente produrranno un calo di tensione all'inizio, sarà da gestire soprattutto perché poi si giocherà in trasferta contro una squadra che si sarà già potuta mettere alla prova contro un'avversaria vera e quindi avrà già superato questo tipo di scoglio, sarà già rodata, non sarà particolarmente stanca perché comunque sì, si giocherà in breve tempo, però comunque saranno le prime 3 partite nel giro di una settimana dopo appunto un po' di riposo. Paradossalmente, per come la vedo io, le squadre che partiranno dai playoff del girone all'inizio saranno favorite per certi aspetti rispetto a quelle che appunto arriveranno direttamente dalla stagione regolare, come noi, Cesena, Lentella, la Pordenone quando entrerà, la Carrarese fa un discorso a sé perché prima comunque dovrà giocare, ma comunque sarà eventualmente miglior quarta se otterrà un pareggio o una vittoria nel secondo turno dei playoff del girone. Quindi sono tante le incognite che ci accompagnano verso questi giorni, quindi seguiremo assolutamente con grande interesse le prime sfide, cercando di un po' capire quelle che potrebbero essere le nostre avversarie. Inutile perderci troppo tempo adesso perché con 2 partite da giocare in mezzo, per tante che è chiaro che le variabili sono sin troppe. Oggi come oggi un Novara, un Padova non le vorrebbe prendere nessuno perché ci sono i valori tecnici indiscussi, ma particolarmente il Padova che arriva da un filotto finale veramente strepitoso, è una delle squadre più in forma d'Italia, però ripeto non credo siamo così contenti di aver avuto questa pausa perché comunque lì andrà sicuramente a spezzare il ritmo. Ecco, quindi andremo poi ad analizzare quelle che saranno le partite, magari faremo qualche pronostico, così ci confronteremo un po' con voi. I playoff sono iniziati, come vi abbiamo già detto ieri, prime sfide, ci sono dei punti di domanda disseminati sul territorio, questo territorio italiano che lega le varie squadre. Sicuramente la Turris ha finito la sua stagione, considerato che il Monterosi ha visto il suo ricorso essere rigettato, quei 2 punti non li riavrà di
di certo, e di conseguenza non avrà modo di tornare in campo. Infatti poi c'è stato il saluto di Fontana e via dicendo. E tra l'altro c'è una piccola nota che vorrei fare rispetto a quello che ho detto la scorsa settimana con Ardizzone, che dovrebbe avere un altro anno di prestito all'Ecco, quindi non dovrebbe tornare alla Turris, dove vi ricordo è andato a gennaio a titolo definitivo però Luis Maldonado. Quindi questa è una questione anche a un certo rilievo in vista della prossima stagione. Playout vi dicevo che sono già partiti, ha giocato la Triestina, ma la Triestina al 9 giocherà una partita più importante, quella legata alla presunta tentata combin con la Pergolettese dell'ultima giornata. Ne ho parlato ieri, una questione che in realtà è difficile da leggere da fuori, perché siamo in Italia e quindi tutto potrebbe passare in cavalleria, del tipo se sono trovate le tre persone al supermercato però alla fine la vittoria è regolare, oppure potrebbero aprirsi problemi notevoli per la Triestina, una Pergolettese che si è tutelata prima capendo un po' l'andazzo e ha avvisato la procura con quell'esposto, che dopo Pergolettese Triestina a tanti ha fatto dire ecco perché sull'ultimo pallone della partita non è saltato nessuno, sul gol di Adorante intendo. Quindi Triestina ha giocato, dovrebbe giocare, però vivrà questa settimana con un po' di ansia, immagino. Comunque sarà costretta a vincere sul campo di San Giuliano per non retrocedere, quindi già questo mette grossa pressione, tutta la pressione addosso agli alabardati, che però appunto fra neanche tante ore, quindi domani, avranno già un po' di ansia, non poca, anzi, su questo discorso. Sinceramente, come vi dicevo già prima, aveva poco senso far iniziare questo scontro, tanto voleva chiudere la questione, capirne di più quantomeno, e poi farle giocare. Invece così facendo, come capita spesso, si semina solo tanta incertezza. Considerate che anche in Molise vi spesero, non si sa, perché che l'Imolese ha fatto un ricorso e punta spera di poter giocare i suoi playout, però si stanno continuando ad allenarsi. Ce la vi spesero che l'Imolese, infatti, è un po' una lunga attesa perché questa settimana arriveranno tanti verdetti. Sarà anche un po' la settimana dei tribunali, in cui si guarderà più quello che succederà fuori dal campo rispetto a quello che succederà in campo, e quindi non facile da gestire per le squadre coinvolte. Chiudo guardando un po' la Serie D, perché Serie D che in queste giornate si fonde con la Serie C. Vi erano ancora tre verdetti da pronunciare per quanto riguarda le promozioni. Ieri, ultima giornata di stagione regolare in quarta serie, una ci riguardava particolarmente perché il Lumezzane ha fatto ritorno in Serie C. Il professionismo è una società che l'Ecco non incrocia da un po', ma era Serie D, era uno degli anni più bui della storia recente dei bresciani, che tra l'altro è una bestia nera dell'Ecco, quindi inizio a dirlo prima per chi non lo sapesse. E poi era subentrato il fallimento, la ripartenza dalla promozione addirittura per il Lumezzane, fatto le scalate e dalla promozione passato all'eccellenza, stravinta, il presidente lì Caracciolo, l'Airone, poi l'eccellenza stravinta, l'atterraggio in Serie D con Franzini che è una certezza in quarta serie, essendo ormai all'ennesima promozione della sua carriera dalla quarta serie al professionismo. Ecco che è arrivato il salto che riporta il Lumezzane indietro di 6 anni, mancava dalla stagione 2016-2017, quando poi appunto retrocedette mestamente in terza serie nazionale. Lumezzane che quindi fa ritorno sicuramente nel girone A, questo è in dubbio, quindi l'Ecco tornerà a giocare nel bresciano. Dalla Serie B per il momento il Brescia sembra aver trovato delle energie mentali soprattutto che sembrano essere impronosticabili, quindi Brescia che sicuramente quest'anno si è goduta tante emozioni dal punto di vista calcistico, appunto anche con il Brescia che sembra essere in grado di potersi salvare. A Feralbisalò che ha vinto questo girone, potrebbe vincere tra l'altro la Supercoppa, ma dovrà guardare il risultato di Reggiana Catanzaro e tenersi in mano una calcolatrice. Casatese invece giocherà i playoff, così come era successo l'anno scorso, in casa con l'Arconatese, poi in caso di superamento del primo turno, sempre in gara secca, si giocherà o in trasferta con l'Alcione o in casa con il Desenzano, che è l'accoppiamento seconda quinta del girone B di Serie D. Tra le altre sono salite anche Sorrento, che torna, quindi mancava da un po', l'Ecco ci ha giocato contro, se non vado errato, 2009-2010, e poi invece promozione storica,
per il Pineto che si è lasciato dietro la Vigor Senigallia, che ha perso la propria partita. Quindi thrilling il finale del girone F. Ancora da segnare la promozione nel girone H. Cavese e Brindisi andranno allo spareggio, perché in Serie D funziona in questo modo: prime classificate, in caso di arrivo a pari punti non c'è differenza reti, non c'è classifica bus, viene gotta, c'è spareggio. Quindi tra l'altro Brindisi e Cavese hanno giocato contro la passata settimana, si ritroveranno sul campo la settimana prossima e quindi avranno modo di dar vita a questo scontro finale, che perderà poi andrà ai playoff e magari proverà a passare dai ripescaggi, dalle riammissioni, per far ritorno in terza serie con la Cavese, che è più fresca essendoci stata fino a poco tempo fa, mentre il Brindisi manca da qualche stagione in più. Il capitano è Simone Danna, che direi essere diventato uno dei top player della categoria dopo essersi affermato dalle nostre parti e aver fatto comunque anche abbastanza bene nel primo anno di Serie C con la maglia blu celeste addosso. Abbiamo finito, ci ritroviamo domani, buona settimana, forza Lecco sempre, e appunto seguiteci che inizia un po' a muoversi qualcosa anche dal punto di vista dell'adrenalina.